Salve, salve, il 9 giugno del 1963 il signor Johnny Depp nacque non in quel di Betlemme. Del 43, nato il 17 agosto. Non so se è un venerdì santo, Robert De Niro. Fatto sta che per questa puntata celebreremo appunto Johnny. Ora, stavo pensando di intonare questo buon compleanno come il cappellaio matto. Che cosa mangia il cappellaio? Secondo voi che cosa si addice? È un compleanno così importante, ben 50 candeline. Potremmo preparare al signor Depp un pranzo luculliano che dura tutta una vita per augurargliene altre mille di tal bellezza e splendore. Ma, signor Johnny, credo che per conservare la sua forma fisica sia più intonato appunto un primo di pasta al pesto, cari miei piastri. Ultimi rimasugli delle pennette. L'olio cola. Mastico veloce, deglutisco dinamico e sono come Depp, non come te. E adesso fumo la sigaretta. Come la fumerebbe Johnny Depp. Lo so, in questa posa assomiglio di più a Giuseppina. Ma non sono una bella statuina da presepe. Pino. Cari miei Pinocchietti,
Aspiro sino alle viscere. Quindi soffio dalle narici. E le sopracciglia in arco. Non vi mostro il resto, anche se sono più bello del Depp, in quanto riace di bronzo. È anche un po' tu tonto, forse onitorinco, ricoglionito del tutto. Dunque pachidermico. Come il rinoceronte. Al massimo io sono. Sono Caronte. Sono Belloccio Bisonte. E di te non ho bisogno. Mio, infigardo, fraudolente, lentissimo, infimo, che tante menzogne racconti. Infatti, ti racconto. Gli erano in preghiera? Chi prega spera. Tu prova di nuovo a spararmi. Sono l'uomo vero, l'uomo appunto in canottiera. Applauso. Ieri, forse l'altro ieri. C'era una volta in America dunque attore immortale di stella non povera stella oh povera stella eterna eh sì. I divi non sono di questa terra. Bando alle ciance. Il ciuffo fa i capricci. Non avete festeggiato i 50 anni di Johnny Depp. Vi punisco in memoria di lui, cioè di Dio, quindi di me. Il signor Johnny Depp copì. I competenti e non è un compitino classisti 50 anni incredibile ma vero tondi tondi miei cari tonti e sarà presto spirito errante con tonto il lo Ranger abita nell'oltretomba il patto faustiano dell'eterna giovinezza. Il 9 giugno del 1963, costui, che ancora è il suo perché di sex appeal, nacque ed allora immortale, come dicevamo, non solo nel senso di star hollywoodiana, conclamata, quindi già di leggenda, tramandata. Già tramandata ai posteri, ma dell'Isir nella lunga vita immarcescibile. I suoi film tutti li avete visti dagli esordi freak, all'odierno giocherci, d'umorismo, ribelle per vocazione, amico intimo di Marlon Brando, casinista fra donne che l'adorarono salvo rinnegarle per il beneplacito del suo orgoglio, non da prepuzio torbo.
Johnny è un indie fra tante maschere. La sua svolta per la Disney non piacerà, ma è piacevolissimo al tatto sia del gentil sesso che del cinefilo amante, dell'attore simbiotico, la qualità assieme a tanta bontà. Non sono omosessuale, non so dove sono, ma comunque Johnny va visto a prescindere se schifezza sarà. Per ora la sua faccia regge. Tu invece devi leggere. Speriamo non svacchi. Tu lo sai già. Cosa? Nel torello. Consulta un oroscopo adatto allo scarabeo. Azzeccherai. Ok. Del giretto. Di suo. Allo sguardo, come erba tagliente. Tutte le seduce, in fila di iridi. E plasma il visivo, appiccante picarle nel clitoride che agogna, ma non lo piglia. Con angeliche sembianze, c'è l'underground da diavolaccio, in vero sanguina dentro, brucia arte attoriale, ma non solo. Insomma, bello come il sole, anche se il nostro illuminatore durerà meno di altre stelle. Si sa, il solare non può tardeggiare per sempre. E Dio ci ha ficcati su sta terra. E questa tristezza buia dobbiamo prenderci. Così la donna, quando schiuma all'erotismo, alla solitaria, di saliva. E sbava per il dep. Propendendo nell'opzione Brad Pitt all'occorrenza su un Clooney, se entrambi fanno i coglioni poco seri. George abbina l'impegno sociale al sorrisino solidale. Quindi, fra i due litiganti, gode sempre il meno dotato. Sì, Brad è cresciuto come interprete. Depp non invecchia ad una primavera, ma le donne preferiscono il bell'uomo vero. Ma a me George pare un orsetto da coccola a babà. Troppo liquore in quel di pietra cuore. Sì, ma le donne sono quasi tutte frigide. Quindi faccia di cazzo, ci sta meglio di performer che non spinge di perforante. Adep, buca lo schermo. Che vi piace o meno. Rassegnatevi e nel suo letto allettatevi. Non allentate, Johnny, potreste rimetterci di tutta notte. Insomma, mi garba, anch'io come Johnny. Qui però c'è un po' più di barbetta. Ho il petto glabro, possibilmente eccitato nei capezzoli, sia miei che nel miau. Eppure abbaio, babau, di nerezza da tenebroso. Johnny il bello era Mickey Rourke. Comunque, mi trovate come Bulldog sotto il tavolo, fra una carbonara e un carboni bocca. Ce lo vogliamo dire. Dalla nascita sono rimasto giovanissimo, tale quale al Depp. Questa foto è identica, quale? Questa. L'immobilità è. Al contempo espressiva. Incontrovertibile tendenza a recarsi, prego, anche al mio profilo Facebook e cercare. E chi non lo riconosce è un senile cosciotto. Non so se già ve la proposi. Pensa alla prostata. Film che ricordano quando fu grande come me. The one, De Marco. Efficiente l'apparenza, semi-impotente che se lo tira. De Casanova, buon mercato, canta e balla, ma nessuna sfianca. Brando lo prende in cura da psichiatra che non vuol farsi il fallo suo. Scoprirà che il giovane ha le sue ragioni. E finalmente scoprirà anche. Ancora. La moglie Dunaway. Uno che non gliela dava perché Marlon era diventato un trombone. Sì, se sei un trombone, non trombe. Questione di marron glacé. Sui maroni. E maroni. La castagna è calda. Erige la glassa. E besciamella da. Lasagna. Le glassé, il cioccolato bianco, il galac, il galà della pubblicità. Il pub è a Lindt. Lindo? Mordendolo a gogo, gigolò. Se sei pazzo, può venire con ritardo. Meglio dell'eiaculazione precoce. Già, arrivare al seno della vita. Tu
Troppo presto rende poi l'assaggio annoiato e depresso. Chi aspetta va pian e lont? Ah no. Ho detto tutto. Sfida titanica fra il più grande dei 70 e il migliore della sua generazione. Parlo di Donnie Brasco, non dei fantozzi col basco. Ah, poi ci sono i tamarri con Rossi Vasco. Dati una vasca in centro, metecata, e muovi il bacino nel colonnato. Da me è solo un impermeabile. Stai zitto, idiota. Non capisci nulla? Sei uno da Nutella e grissino col prosciutto. Beccati questo... Nivel. Newell. Gabriele? E ti rifaccio nuovo. Che te lo dico a fare? Dillo bene. Sembra morto, ma è Jim Jarmusch. Si pronuncia questo qui? Già? Jarmusch. Resuscita questo. Nel pretesto di usare il genere per sviare di metafisica la William Blake. Il resto figli di puttana è tua sorella che voleva il pop. Ma deve accontentarsi da bella Bob Tort. Andrà pure grasso. Ringraziasse. Tutto appunto grasso che cola. Infatti, tornando al pit. Da quando Angelina ha lasciato Billy è dimagrita e non ha neanche le tette. Fidatevi, l'uomo tosto, robusto, di buon maritozzo, al ghigno di Omicciu. Gallocchio allusivo di Depp. È addormentato nel bosco, però col fucile nel laghetto. Come le bagna Depp, neanche il prete. Quello è un pedofilo. Depp, dalla sua, è un maledetto. Come si suol dire? Che Dio ti benedica. E Pino Daniele è fissato con la figa. A ognuno il Vesuvio suo. Depp è vulcanico, tu, damaro vulcano. E intanto avete udito il rombo dell'aereo, come al solito. Devi trovare Never. Neverland. Un genio che ravviva le cariatidi come Peter Pan, S. Hook di Spielberg, Robin Williams. Non può competere con Depp. Alla panza da cui il banning. Sei stato bannato. La maledizione della prima luna. Il titolo ricorda Lady Hook. Ok. Johnny Depp infatti incontrerà Michelle Pfeiffer. Solo dopo molti anni di letargo. In Dark Shadows. E da uomo ombra. E da uomo ombra addetterà Eva Green. E lì. Sì, siamo dei Dreamers, dei Blade Runner. Alla Rutger Hauer. Blu, bla, bla bla bla, blu, bla, blu, 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 blu. Molti mi davano per finito, di mio conosco il Blood. First Blood. E John Rambo. Questo è Johnny Depp, però. Sì, la vita è come Depp. Dipende se sei un Johnny come me o un drogato come te. Su tale sparata, beccati la siringa e non mi allacci neanche le scarpe. Figurati le stringhe. Non sono stringhato però, Andiamo avanti. Nemico pubblico. Ti senti solo, vero? Molto solo. La notte fonda, sfondami. Guarda che non è il remake di Hit. Quando tenere la brenna manna. Hemi. Iman. Wonder Woman. Alice in Wonderland. Cazzeggiano di poesiole prima di farsi i criminali. Insomma, non amo i panegirici. Cioè, il regista è lo stesso, man. Sei una che scopa solo quando uno ti chiede la mano o preferisci un matrimonio con la radio già lucidato? Ma che dici? Lo so, ognuno ha i suoi scheletri. Prendimi per un poco di buono. Tu sei una cotoia per cotachin. Diciamo, ce lo vediamo la sveltina senza sveltina. Dovrei preliminare la Marion. Coprette, mi chiamano il copra. Come cantava la rettora d'un hotel. Come non è un sapere.
stand splendido, splendente, vede? Rust e ball. Buono e Clyde, darci dentro e manigolde nella Golden Lady, strappandole la gonnella, poi un giro in gondola, prima però una poppa, non solo di benzina. Senti, Marcello, smanna. Non si può. Il copione pretende l'innamoramento, il resto della fantasia vuole altro. Questo lo spettatore non vedrà, ma tu dammela qua. Ti denuncio, alto con le mani. Vuoi conoscere la trama? Ti rivelo lo spoiler. Spoiler! Quindi spoiler! Sono uno sbagliatoio. Prima lo stop e quindi il mio petto stopposo. Mi chiamano colui che lo appioppa senza dare precedenza rispetto al segnale semaforico. Quando aziono il verde, spingi il rosso perché io acceleri nel tuo passaggio a livello. Va bene, è una condizione. Me la racconti giusta, Mattia giusto, era drizzo. Finisci con un repiente. Scappano col malloppo e scoprono di botte. Ma Christian Bale lo accoppa, rovinando la coppietta. Bale e Batman, uno psicopatico che non ficca Catwoman. E se ossessione sui Joker, dei pinguini altrui, un frustrato, un aggrottato. Uno da maggiordomo che non domina, va fermato. Il terzo in ola, è una cagata spaventosa. Se ci sarà quarta, almeno voglio pure con la Quinn, Annette Way. And Hedwig. Hamush, che pistola, sai che pazzo dai, spupazzi. Finiscila di bere quel caffettino, la mazza da mezz'ora ce l'ho alzato. Mischia un po'. Falla Brooks. Mischia. Mischia. Quella pornatrice sa culo su. E dose delicatamente, oh, il grilletto è più gustoso nel calibrarlo, solo così l'orgasmo sarà magno. Fidati, figa, tu il gioco lo conosci. Quando finisce la musica, per qualche dollaro in più, se è pagamento o a pagata di una normale mitragliata, sono un escort. Allora il mio non uscirà, ho una morale da difendere. Troia, fottete. Buon compleanno. Ah no, e viva la nona porta, un Polaschi alla corso, e non da cosette, la quasette. Citerò questo film che non ha come protagonista Johnny Depp, bensì Nicolas Cage. Stress da vampiro del 1988. Comunque Depp deve fare un movimento a Cage Nicole. Il ruolo Nightmare glielo raccomandò Nick. Oggi Cage è più brutto di Freddy Krueger, mentre Depp ha ancora la faccia d'adolescente sognante. Cassa della vita, boss tua, vita me. Di mio me mantenga in forma con la vitamina, tua pata col vino. Rivederci, la tua depressione sarà curata dalla teoria di Freud, è solo un raffreddore. Credimi, la vita è come il mook. Se cola troppo è il mook. Se le tue narici sono grosse sarà mook. Però il latte fa bene alla salute. Soprattutto se viene allattato da una pecorina. Salve, Ave Cesare. Tuara e non fare ragionire. Arrivederci. Assorta.